L'efficienza energetica è una miniera da sfruttare a tutto beneficio dei conti pubblici e di quelli delle famiglie, aiutando anche l'ambiente. Lo dicono i numeri: oltre 39 miliardi di investimenti per interventi di riqualificazione energetica, di cui 3,3 miliardi solo nel 2018, con un risparmio di circa 100 milioni di megawattora. È questo il bilancio al 2018 di 12 anni di Ecobonus, il meccanismo per incentivare l'efficienza energetica negli usi finali introdotto nel 2007. Il dato emerge dall'ottavo rapporto annuale sull'efficienza energetica dell'ENEA. Nel solo 2018 l'ecobonus ha consentito un risparmio complessivo di 16 milioni di megawattora, pari al consumo medio annuo di energia elettrica e termica delle famiglie di una città di 2,5 milioni di abitanti. L'energia più verde che c'è è quella che non si produce e che non si consuma. Stiamo facendo molte cose sul residenziale, poi abbiamo tutto il tema della pubblica amministrazione su cui dobbiamo muoverci, perché i luoghi della pubblica amministrazione sono luoghi frequentati dai cittadini e la pubblica amministrazione, se non spende in riscaldamento, se non spende in raffrescamento, può utilizzare quei soldi lì per fare le mense per i bambini, per fare altre cose utili per i cittadini. Creta è un ibrido cane-lupo di prima generazione. L'hanno catturata i ricercatori del progetto UE Mirco Lupo nel Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga. È il primo ritrovamento da quando nel 2015 è iniziata la ricerca dell'ibridi lupo-cane. Da dove arriva Creta? A dicembre 2018 le videotrappole mostrano tre lupi insieme a un Alaskan Malamut, cane di grossa taglia, sfuggito al proprietario. A marzo 2019 le telecamere nascoste riprendono un branco di 9 animali. I primi tre appaiono fenotipicamente lupi, gli altri sei mostrano evidenti caratteri riconducibili all'Alaskan Malamut. Una di loro è Creta. La lupa ibrida, dopo essere stata sterilizzata e tenuta in osservazione, è stata rimessa in libertà. Il problema dell'ibridazione è prevalentemente di origine antropica e solo l'uomo può risolverlo, segnalano dal parco, e può farlo combattendo randagismo e vagantismo, migliorando la custodia dei cani da lavoro e d'affezione. Sunrazor 01 è un'imbarcazione solare ad alta tecnologia made in Italy. Con un potente motore elettrico e una particolare elica da competizione, si solleva sui foil, sorta di ali che gli consentono di raggiungere velocità notevoli. Alla realizzazione di Sunrazor, un complesso insieme di sottosistemi elettronici, meccanici e fluidodinamici, hanno collaborato tra gli altri l'Università di Bologna e l'Università di Roma 3. Abbiamo unito materiali avanzati e tecnologie aerospaziali, spiega il team manager Cristian Pilo, progettista dello scafo, batterie agli ioni di litio di ultima generazione, un propulsore elettrico ad alto rendimento, complessi software di gestione e sistemi portanti, nati da un attento studio fluidodinamico. Dopo le prove a Monte Carlo in occasione della sesta Monaco Solar and Energy Boat Challenge, Sunrazor sfiderà altre 18 imbarcazioni solari in Olanda nella prossima gara di campionato, barche nate da spin-off universitari e da laboratori sperimentali, portate in gara da 8 nazioni diverse con ben 11 presenze olandesi. Per effetto della crisi climatica in atto, in Italia la coltivazione dell'ulivo è arrivata a ridosso delle Alpi. Nella pianura padana si coltiva circa la metà della produzione nazionale di pomodoro da conserve e di grano duro per la pasta, colture tipicamente mediterranee, mentre i vigneti sono arrivati addirittura sulle vette. Lancia l'allarme Coldiretti: il riscaldamento del clima provoca poi il cambiamento delle condizioni ambientali tradizionali per la stagionatura dei salumi, per l'affinamento dei formaggi o l'invecchiamento dei vini, una situazione che mette a rischio il patrimonio di prodotti tipici made in Italy. Intanto lo scorso giugno è stato il più caldo mai registrato in Europa e nel mondo, con una temperatura media di oltre 2 gradi sopra la norma. Foglie di mango per il giallo e poi, dopo la tinteggiatura, filatura e piegatura, tutte rigorosamente a mano. Il turbante BB, vale a dire Bio Benin, 100% cotone organico e africano, affascina l'Italia. Dopo la presentazione alla Milano Fashion Week, una tappa a Roma. È una nuova iniziativa che racconta la storia del nostro paese, il passato, il presente e il futuro, spiega Evelyn Togbe Olori, ambasciatore del Benin. È lei l'ideatrice del progetto, insieme con
con Laura Strambi. Il turbante è personalizzato con stampe e ricami o arricchito da cristalli e pietre bio, pietre Swarovski, le uniche senza carbone, sottolinea Togbe Olori. Un indumento che le nostre donne indossavano quando erano costrette a partire schiave per le Americhe attraverso l'Atlantico e lo indossano ancora oggi, tutti i giorni, aggiunge. Un segno di sofferenza divenuto simbolo di redenzione e liberazione. Collegato alla schiavitù, che purtroppo è il paese che ha dato più schiavi al mondo, e le donne schiave, quando stavano mandati dall'altra parte dell'Atlantico, erano costretti a coprirsi la testa con un turbante. Quindi questo turbante ricorda questo passato del paese.